Oggi siamo a Stra, nella riviera del Brenta, in mezzo a tanta bellezza. Ma se tanta bellezza c'è, significa che nei secoli qualcuno se n'è preso cura. Oggi parliamo di protezione. Dimore ricche e sontuose e una lunga storia da salvaguardare e preservare dalle insidie del tempo. Inizia dalla riviera del Brenta e dalle ville venete dell'antica aristocrazia veneziana una riflessione sul bisogno di protezione e di assunzione di valore per le nostre cose più preziose, quelle che amiamo di più. La protezione della persona, della salute, dei beni e degli oggetti più cari, ma anche del risparmio, diventa più che un obbligo, una vera e propria necessità. Cosa chiedono oggi i risparmiatori? Gli risparmiatori chiedono che il loro interlocutore, che sia la banca o che sia, diciamo, il consulente finanziario, sia un interlocutore a cui possano riporre una fiducia, perché i risparmi sono le fatiche di una vita. L'italiano è ancora, grazie a Dio, un popolo di risparmiatori. E in questo contesto il risparmio è un risparmio dove si vogliono portare a casa rendimenti ma pochi rischi. Quindi il fai da te, mai come oggi, il lasciare i soldi sul conto corrente della banca è una non risposta. È necessario avere cultura del risparmio e consapevolezza anche finanziaria, quindi c'è un tema anche di educazione finanziaria da portare ai clienti per far sì che possano fare scelte consapevoli. Una piccola dose di rischio andrà sempre più accettata. Dovremo essere capaci di portare ai clienti la comprensione sul rischio e sul rendimento del loro asset finanziario o immobiliare. Questa è una svolta culturale che dovremmo introdurre, che è la sfida delle banche nel futuro. E un piccolo consiglio? Un piccolo consiglio è che, come sempre nella vita, gli ottimi risultati si raggiungono nel tempo, quindi mai fretta di avere ritorni immediati, sempre una programmazione, sempre un orizzonte di medio termine, che è quello che produce i migliori frutti. E il consiglio è scegliere una banca e un interlocutore di fiducia che veramente faccia in via privilegiata gli interessi del cliente. E questo oggi, devo dire, il mondo delle BCC sicuramente se l'è guadagnato sul campo questa fiducia. La banca assicurazione è il canale bancario attraverso il quale vengono distribuiti sì prodotti assicurativi, ma che presentano anche un carattere di investimento. Polizze vita, fondi pensioni che offrono una rendita minima, ma sono considerati sicuri. Quali sono le tematiche di maggiore interesse per il mondo assicurativo oggi? Ci troviamo di fronte ad un panorama che sta cambiando, sicuro. Stanno cambiando i bisogni dei nostri clienti, e si stanno trasformando, diventa sempre più intangibile il bene da proteggere. E principalmente ricerchiamo tutti noi che siamo per primi clienti, ricerchiamo il benessere, il cosiddetto well-being. E lo facciamo, cercheremo di farlo attraverso tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Anche il mondo assicurativo può contribuire a questo e può aiutare ogni singolo individuo, ogni singola famiglia, tutte le imprese a proteggersi. I dati confermano un trend in crescita in tema di protezione del patrimonio e della persona. Un buon prodotto per la protezione della salute è oggi ben più apprezzato rispetto a qualche anno fa. Ma attenti a generalizzare e a creare stereotipi. Cosa possono fare le banche per intavolare questa nuova relazione con il territorio? Sicuramente non perdere il contatto col territorio, ma aprirsi a delle relazioni che sono diverse, creare dei contenuti per i propri clienti. I clienti non si accontentano più di essere soltanto i clienti che erano negli anni 80-90, in cui circolava sicuramente molto più denaro. Oggi il cliente si informa, chiede, il cliente legge e non si fida più, quindi c'è da fare sicuramente un passaggio di fiducia nei confronti delle persone, ma serve anche proprio renderli protagonisti di questo scambio.